Intervista a Margherita, mamma di Nadia. Margherita Ribuffoni ospite a Mattino 5. La settimana scorsa la signora Margherita Ribuffoni, madre della compianta Nadia Toffa, è stata ospite a Mattino 5. La donna si è commossa più volte insieme alla padrona di casa Federica Panicucci guardando immagini e parlando della giornalista bresciana. Dopo quest'ultima, dopo il malore accusato a Trieste, ha vissuto un vero e proprio calvario che l'ha portata alla morte. L'attrice delle Iene Show ha subito ben 5 operazioni e non 2 come sapeva la 40enne. Inoltre Nadia ha avuto anche una meningite e, cioè, per fortuna è riuscita a sconfiggere la bugia di mamma Margherita a Nadia Toffa appena il chirurgo ha visto le immagini. La risonanza ha capito tutto e l'ha operata immediatamente. Sta male il 2 dicembre 2017, il 5 l'hanno operata. All'inizio ci avevano dato buone speranze. In totale, è stata operata 5 volte. Ha avuto anche una meningite. Ha superato tutte queste cose. Male un giorno e il giorno dopo era già seduta sulla sedia, sorridente. Una cosa incredibile. Ha confidato la signora Margherita Ribuffoni ospite nel salotto di Mattino 5. La donna ha ricordato che sua figlia, nonostante la malattia, era sempre molto allegra e la sua risata era contagiosa. Ogni mattino si alzava sereno chiedendo al genitore come avesse dormito. E a Federica Panicucci ha svelato quando è stata costretta a dire una grossa bugia alla 40enne, quando accorta che lei non stava più così bene, che le cure non funzionavano più, le ho raccontato una bugia. Sicuramente mi sta ascoltando e mi perdonerà. Le ho detto che non stavo bene e che dovevo essere curata. Ci eravamo promesse che non ci saremmo mai lasciate fino alla fine. Le ho detto andiamo in clinica una quindicina di giorni e che poi siamo rimaste un mese e mezzo. L'ultimo libro di Nadia Toffa, oltre a ricordare la compianta figlia, Margherita Ribuffoni si è stata a Mattino 5 di Federica Panicucci per uno scopo ben preciso. Ovvero promuovere l'ultimo libro di Nadia Toffa Non fate i bravi. Tratta della raccolta degli ultimi pensieri della conduttrice ed inviata delle Iene Show prima della sua morte. Il ricavato della vendita di questi volumi servirà per dare una mano ai bambini di tanto che stanno affrontando lo stesso percorso oncologico fatto dalla giornalista bresciana.